Incredibile, amici! Questo è il grido di battaglia. È incredibile davvero che nel calcio di oggi ci sia ancora uno capace di giocare, di sghignazzare, di prenderla alla leggera. Una specie di eroe dei due mondi, tra Brasile e Italia, figurina dalle molte maglie e dall'unico talento. José João Altafini, categoria campioni che sanno ancora ridere. Nasce a Piracicaba, Brasile, 1938, nonni di origine italiana. Nel Palmeiras, dove muove i suoi primi passi palla al piede, lo chiamano Mazzola, in omaggio a Valentino Mazzola, l'asso del grande Torino. Avevamo parlato un momento con Mazzola, ci ha da ricere, rimano, come va sta cosa? Speriamo che ci sia domani. Il mondo si accorge di lui ai mondiali di Svezia, segna 2 reti in 3 partite, si porta a casa la Coppa del Mondo nell'anno primo dell'era Pelé. Lo compra il Milan. Altafini è un attaccante veloce, forte di testa, scatto imperioso. A Milano, sponda rossonera, si accasa per 7 anni, 2 scudetti, una Coppa dei Campioni, 120 gol in 205 partite. Secondo alcuni ha tutto per essere uno dei migliori, ma gli manca la grinta, non è cattivo, lo chiamano il coniglio, cosa che lo infastidisce. Siccome è oriundo, trova posto anche nella nazionale italiana, 5 gol in 6 gare e i mondiali del 62 in Cile. Finita l'esperienza al Milan, passa al Napoli, dove fa coppia con un altro fuoriclasse, Sivori, e il Cabezon. Buone soddisfazioni, 71 gol in 180 partite e, come succede a Napoli, bandiera della città. A quel punto e a quell'età, 34 anni, uno dovrebbe smettere. E invece Altafini fa un altro salto, va alla Juventus, panchinaro di lusso. Ma lui è ancora un fenomeno, in 74 partite farà 25 gol, compreso quello decisivo al Napoli, che vale lo scudetto 74-75. Sui cancelli del San Paolo, il suo vecchio stadio napoletano, scrivono Altafini, core ingrato. Dopo 4 anni in bianconero non smette ancora, va in Svizzera, una stagione al Chiasso, un'altra al Mendrisio, finché a 42 anni si toglie finalmente le scarpe con i tacchetti. Lo aspetta un futuro che è oggi il presente di commentatore, telecronista, intrattenitore del pallone, ironico e scanzonato, uno che ci sa ancora ridere sopra, mentre gli altri pare che vadano alla guerra. È un gol! No, amici, è un golazzo! È il suo marchio, il suo tocco, tutt'altro che felpato. Nei commenti, nella descrizione delle giocate, mantiene un fare giocoso e ancora di più, sa creare una complicità, davvero un'amicizia con chi guarda e ascolta. A lui si devono espressioni entrate nel gergo calcistico. È straordinario, signori, questo giocatore straniero! E poi ancora, davanti a una giocata tecnicamente perfetta, eccolo snocciolare le sue gag più riuscite. Questo è da manuale del calcio, amici! Alla fine, con Altafini è come vedere la partita con un vecchio amico, ma soprattutto con Altafini non c'è il rischio che una partita diventi scontro drammatico, guerra e battaglia, perché ha un sorriso per tutto e sotto sotto sa che ancora, nonostante le apparenze, è un gioco, come dice qualcuno, il più bello del mondo. Sembra paradossale dirlo oggi che i calciatori cambiano squadra anche a metà stagione, ma Altafini fu ai suoi tempi accusato spesso e volentieri di essere un mercenario. Piuttosto assurdo, visto che oggi sarebbe considerato un fedelissimo. 7 campionati nel Milan, altrettanti nel Napoli, 4 alla Juve. Aveva uno zio procuratore, cosa nuovissima per i suoi tempi, e forse fu questo. Ma soprattutto fu il suo essere bandiera, giocatore decisivo, di quelli che quando se ne vanno a giocare da un'altra parte spezzano un amore, i tifosi mugugnano. Al Milan diventò un grande, anche se Gipo Viani non lo amava, ma quando arrivò Nereo Rocco il suo verdetto fu inappellabile: Altafinis è un gran giocador. Per paradosso, l'Altafini più maturo, più sereno, meno bizzoso è quello juventino. 35enne, con un po' di pancetta, panchinaro di lusso, ma capace di segnare anno 1972 più di Bettega, Causio e Anastasi. Incredibile, amici!